E il progetto è stato scelto perché, essendo io svizzero, ma non cresciuto qui, il mio nonno era svizzero, essendomi rimpatriato 10 anni fa, quando sono arrivato in Svizzera ho scoperto questa tradizione del tiro sportivo e mi ha subito colpito, mi ha subito affascinato e per quello sono andato a ricercare e a ritrattare questa tradizione. Sì, è stato molto, non dico difficile, è stata lunga perché noi tutti lavoriamo, abbiamo i nostri lavori, quando dico tutti sto parlando della troupe, abbiamo i nostri lavori al 100%, quindi nei weekend, nelle ferie, nelle vacanze andavamo e giravamo questo film e sì, è vero, è stata una produzione al 100% indipendente, senza l'aiuto di nessuna organizzazione o privata o cantonale o federale, di nessun tipo. Guarda, non ti saprei rispondere magari correttamente. Cioè, io ho vissuto negli Stati Uniti e sì, conosco il popolo nordamericano così come la gente conosce anche il popolo europeo. Loro hanno una cultura e hanno un approach con le armi che secondo me è molto differente da quello che ha il svizzero. Noi come svizzeri abbiamo un'altra cultura e quello che io ho voluto ritrattare o ho ritrattato è una tradizione che è legata all'arma di fuoco, però a me lo che mi ha affascinato è la tradizione in sé, la passione, la popolarità. Il compagnerismo che c'è dentro il tiro sportivo, cioè l'andare a sparare, dopo che sparano si mangia, si beve, si balla, si scherza, cioè questo io non l'ho visto da nessun'altra parte al mondo, io ho girato un po', per quello mi ha affascinato tanto e mi ha chiamato l'attenzione. Proporzionalmente, se dice di retenzione di armi civili, è una statistica che non mi ricordo bene adesso, Peter Hunt credo che l'ha fatto, non mi ricordo bene chi, di un'università. Mi ricordo che quando ho cominciato a studiare questo tema nel 2008 ho letto tutte le statistiche e quello mi ha colpito anche, ho detto cavolo, dicevano che erano 2.300.000 fucili, una cosa così, e nelle armi di svizzere, quando erano 6 milioni di svizzeri, 7 milioni di svizzeri, quindi lì ho detto subito wow, e da parte c'è tutto questo, no? Entonces, no, bueno, andiamo a vedere di cosa si tratta questo. Io non direi contro i pro, io direi che ho. Come ho detto anteriormente, ho ritrattato una cultura, ho ritrattato una tradizione. Io ovviamente quelli che sono gli speaker della tradizione sono dentro la tradizione. Dopo di ritrattare tutta questa tradizione, mi sembrava giusto anche per pizzicare un attimino all'opinione pubblica e anche ai giornalisti, di mettere un attimino dei politici, soprattutto i politici così conosciuti a livello svizzero, no? Quindi ho voluto essere svizzero, ho voluto essere neutro, totalmente così. Guarda, tanta gente parla dei svizzeri come chiusi. Non è vero, e nel mio caso personale non è stato vero, cioè io ovunque andavo credo che sono una persona che trasmette fiducia e che si vede che non ho delle intenzioni cattive, che sono sincero. Subito si hanno aperti, mi hanno raccontato, mi hanno fatto vedere e lo stesso mi è successo con i politici. E i politici subito quando siamo andati o li abbiamo trovato nella strada, o gli abbiamo chiesto un'intervista subito. Sì, su che tema? Su il tema del tiro sportivo e le armi in Svizzera, il rapporto, no? Della storia, William Tell, la tradizione. Sì, nessun problema, venite, parliamo. Ok, perfetto. Ho scoperto
Cioè, io mi sono innamorato un po' della Svizzera, del cuore della Svizzera, no? Che è molto bello in quanto è landscaping, in quanto le tradizioni in sé anche. Cioè, per me è un paese incredibile, fantastico. Quindi ho scoperto, ho dovuto viaggiare tanto, sono andato dappertutto e ho conosciuto una Svizzera che inviterei a tanti svizzeri di conoscere. Non sto parlando adesso della tradizione, sto parlando della Svizzera in sé come landscaping, fantastica. Sì, ho fatto tre cortometraggi prima, sempre con tradizioni, anche abbiamo fatto un documentario molto bello sui motorini in Svizzera, anche lì la Svizzera interna, i ragazzi che truccano i motorini che vanno in giro in estate, che è molto bello. Però sì, in effetti adesso stiamo lavorando in un film in Palestina, sto lavorando in un film in Argentina, andiamo a girare a fin d'anno, e c'è una ricerca aperta in Bosnia, che mi interessava il dopoguerra e come la Bosnia si sta costruendo. Non so se conoscete tanto la storia di Bosnia, ma anche lì ci sono quattro etnie come in Svizzera, cioè è molto simile. A livello, a differenza che loro ovviamente avevano fatto la guerra, no? E quindi questo mi ha chiamato l'attenzione, ho detto, bueno, andiamo a vedere come si sta ricostruendo tutto questo. Quindi sì, stiamo lavorando in tre film allo stesso tempo, all'unisono, sempre indipendente.